Innanzitutto esprimere tutta la mia profonda ammirazione sia per il vetero fondatore dell'apertura serale, sia il magnifico lavoro che adesso sta facendo il CPSM. Che è un lavoro, appunto, come diceva la professoressa, molto delicato, perché va fatta a persona, cioè con diverse abilità, diversi obiettivi anche difficilmente dichiarabili. E in questo devo dichiarare anche la mia colpevole ignoranza, cioè io non sapevo che esistessero questi corsi fino a pochi giorni fa. Io ero insegnante durante l'occupazione e confesso che non me la ricordo. Sì, è una vergogna, sì sì. E allora, facevo il mio dovere. Io ero facevo il mio dovere. Quando vidi che non riuscivo a fare il mio dovere, cioè nell'85, mi pensionai, poi non neanche tanto bene, perché avevo insegnato 24 anni, ma sì, non, forse ero troppo occupato, insomma, so che qualche cosa succedeva, ma il conservatorio, e questa mia ignoranza forse è un simbolo dello scollamento tra i fervori della società e l'istituzione conservatoriale, che io temo che oggi non sia in condizioni molto dissimili da quelli precedenti all'occupazione. Ecco, ma questo quindi è un cappello, così, introduzione a parte. Sono appunto, mi hanno informato sul loro lavoro e ho fatto qualche riflessione che forse non tanto collegata l'una con l'altra e forse spero che siano sensate. Ho fatto una considerazione innanzitutto su ciò che dovrebbe distinguere il professionista dal dilettante. Appunto, come si è detto da più volte, dilettante ha assunto una connotazione peggiorativa che va assolutamente rimossa. No? E usiamo pure il termine amatore. Dunque, il professionista è, dobbiamo dire, l'aspirante professionista, perché come insegnante di conservatorio noi abbiamo a che fare con aspiranti professionisti. Deve seguire un curriculum, un corso scolastico, deve superare degli esami, deve cercare di migliorare, deve cercare deve competere. Il dilettante, evidentemente tutto questo obbligo non ce l'ha. Io penso, non so questi insegnanti della scuola mi diranno, deve cercare di migliorare, perché se no la cosa non ha molto senso. Installarsi su un certo statu quo, no? Anche il progresso, sia pur minimo, secondo me ci deve essere per motivi. Io non so, per esempio, io sono un pessimo giocatore di scacchi e sono lì e non miglioro assolutamente, e dovrei, se fossi una persona seria, smettere di giocare oppure prendere delle lezioni. Quindi io trovo il dilettante tutto sommato privilegiato per il suo rapporto con la nostra arte. E perché i veleni della competizione, del perfezionismo, è facile che io prima o poi presenti il conto. E devo dire a me che raramente si trovano tanti nemici della musica come nemici, sia tra gli insegnanti che tra gli allievi. Ma questo, diciamo, si può spiegare in due modi, in parecchi modi, come uno può fare qualche cosa di coatto, no? Come le povere signore giapponesi che possono suonare musica, così poi la famiglia riuscirà a concludere un miglior matrimonio, no? Questo può essere qualche cosa di... E poi questa mancanza di equilibrio tra complesso di superiorità e complesso di inferiorità, megalomania, cioè tutti vogliono suonare la carne di loro, e evidentemente di questi la gran parte sarà frustrata. La frustrazione è forse uno dei motivi per cui di questo disamore da parte dei musicisti.
da parte dei professionisti, degli allievi e insegnanti di conservatorio per la musica. Appunto mia sorella, quando io con amici parlo di termini tecnici, la modulazione, il ponte modulante, la ripresa, cioè beati voi. No, beati noi non per niente, perché il fatto di poter nominare le cose non ci dà un miglior rapporto, anzi ci dà un certo professionalismo, più che professionalismo, che molto spesso porta a un'eredità e all'inibizione di abbandonarsi a piacere un po'. Dunque, vediamo questo, sì. Naturalmente parlavo del dilettante che dovrebbe, che avrebbe senso che migliorasse, no? Che facesse dei progressi. Questi come sono valutabili e come sono possibili? Evidentemente il tempo a disposizione per lo studio può essere non sufficiente. Magari delle incrostazioni di insegnamenti precedenti approssimativi possono pesare moltissimo. E quindi diciamo è molto difficile chiedere un progresso. Ah, ecco, dimenticavo una cosa fondamentale. Quello che distingue il professionista o l'aspirante professionista dal dilettante. L'aspirante professionista spera di poter guadagnare il pane burro col suo lavoro di musicista. Questa cosa non si pone per i dilettanti o per le persone molto ricche che ce ne sono state nella storia della musica e che hanno fatto i musicisti splendidamente, e anche oggi vedo sempre più allarmato che aumenta la soprattutto tra direttori d'orchestra e compositori la quantità di gente ricca. Io non è che io sia un pauperista, però è allarmante questo, perché effettivamente esclude una parte rilevante della popolazione dall'esercizio del professionismo. Ecco, adesso verrei al secondo punto, cioè vorrei un po' diluire questo contrasto tra professionisti e dilettanti. Non è vero che siano totalmente due canali incomunicabili, non credo. Io andando in giro suonando concerti, mi si chiedeva, la famiglia sì, ho tre figli, studiano musica, sì, sono musicali, spero, vogliono diventare professionisti. E allora questa, il voler diventare professionisti, come il voler diventare dilettanti, in realtà per un ragazzino, questo lo decidono i casi della vita, io penso. E io sono personalmente, scusate, faccio sempre un po' troppo di autobiografia, molto mi reputo fortunato che la scelta che io facessi musica fu fatta dai miei genitori quando avevo 9 anni. E così tutto sommato mi è andata abbastanza bene. Ma oggigiorno invece questa scelta fatta a 18 anni è veramente drammatica. Posso fare professionista? E anche elementi di innegabili qualità, un ragazzo di 18 anni sensato, anche baciato dalle muse, dovrebbe fortemente dubitare di poterlo fare. Quindi, ecco, certe scelte le decidono forse i casi della vita. Quindi vediamo che vocazioni tardive sono più spesso realizzate da gente e ambiente, e oppure con una specie di corrente di nepotismo nelle famiglie di musicisti medesimi, insomma, che può essere un ambiente negativo, quello di avere il papà come Leopoldo, no? Può essere anche positivo e nei casi della vita può essere. Quindi dicevo che soprattutto pensiamo che io non dico un cinquantenne, ma un ventenne, uno per detto che voglia cantare da basso. Credo mi hanno detto che la voce matura verso i 30 anni. E quindi ho suonato la tuba. No?
quindi sarei, io spero che questa scuola non escluda per sempre una possibilità professionalistica ai suoi allievi. Poi, ho tanti auguri, insomma, perché la carriera è avvelenata, è difficile, io non vorrei mai ritornare ad avere 20 anni, magari averne 40, sì. Un altro tipo di riflessione, relativa a ciò che io ho visto di simile, ma in realtà di simile non ho visto niente. Ho visto però molti corsi, ho saputo di convegni, festival di adulti dilettanti che si esibivano e che le facevano. Questo, per esempio, in Olanda questa cosa è avvenuta. Adesso se ne parla anche da noi, il problema dell'insegnamento agli adulti è stato sviscerato molto in Germania e in Olanda, negli Stati Uniti. C'era un festival in Olanda che trae parallelo tra musicisti professionisti e dilettanti. Io so che ci sono dei gruppi di dilettanti americani che vengono anche in Francia, in Italia, durante affittano per cappello, affittano un insegnante, uno o due insegnanti, e quindi un uso molto diffuso. Credo che una piccola cittadina vicino a San Francisco ci sono 240 iscritti a questo club e sono soltanto per la musica. Ecco. Naturalmente si tratta, questo non voglio fare populista, ma di gente che sta bene, assolutamente, evidentemente. E gente che ha in casa un magnifico strumento, un bel violino, un po' strimpellato, a un certo punto ha fatto soldi, non ha attenzione, perché in America l'attenzione non c'è, ma così può vivere bene e c'è perché no. E quindi c'è questa attività molto intensa e diciamo con un po' del veleno del professionista. Emulazione, competitivismo, ma è molto diffusa. La cosa, secondo me, da fare sarebbe creare una certa promiscuità tra professionisti e amatori. E questo, diciamo, può essere imbarazzante, fare il benessere per correggere questa gente che poi ama la musica, no? Ma secondo me questo potrebbe dar da pensare al professionista e si potrebbe caso per caso vedere a un certo punto quali sono i limiti, quali limiti possono essere passati. Va detto per un cito che in queste persone che ho conosciuto, inglesi o tedeschi o americani, c'è una presunzione terribile. Cioè questi qui, un violinista, un banchiere, così, lui pensa di poter effettivamente criticare la critica eccetera legittima, ma di avere migliori soluzioni tecniche, non so, di Kramer o di e questo qui evidentemente, questo non va bene, però forse una piccola tassa da pagare per i sacrifici che questa gente fa. Ecco, quello appunto che io ammiro, ritornando all'inizio del discorso in questi corsi, è appunto la assoluta democraticità. Cioè, chiunque può partecipare e effettivamente l'obiettivo non è una certa, adesso non so, ci sarebbe
fatto delle statistiche su FIMA, evidentemente questo può essere aperto a tutti. E di questo noi musicisti che cantiamo di musica abbiamo bisogno, secondo me, per allargare il cosiddetto bacino di utenza, che è un discorso forse un po' squallido, no? Ma la musica ha bisogno di contagio. Facendola, evidentemente, ci si, la si ama di più e ci si appassiona di più. E il modo di contagiare la musica, di subire questo bacino della musica, oggigiorno è assai difficile. Perché se lo Stato, voi dite che lo Stato non fa niente per i grossi serali della musica, ma non fa niente per i bambini, ecco, è cosa che invece in quasi tutti i paesi civili si fa. Quindi dallo Stato non ci aspettiamo niente. Almeno, non lo so, io non spero che vedrò un cambiamento. E i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa sono di una solidità terrificante. Non so, facevo l'esempio del supplemento musica della Repubblica, dove so che scalzano di uno che hanno frequenti concerti, della cosiddetta musica pesante non c'era mezza parola. Adesso io non voglio assolutamente sostenere la superiorità della nostra grande musica, per carità, siamo minoritari, ma lasciateci sopravvivere. Si vede appunto la radio, la televisione, si vede anche l'edilizia sviluppata dal dopoguerra in poi, comunque, sempre più sottili, che praticamente ha significato l'allontanamento degli strumenti del pianoforte. In poche case adesso c'è un pianoforte disinteressato. Io ho incominciato a suonare il pianoforte perché mio papà è ingegnere e era dirigente di negozio, c'era il pianoforte, quindi adesso io non lo so in quante case ci sia uno strumento che un ragazzino possa un po' toccare, quando schiacciando un tasto può avere esecuzioni più perfette. Quindi assolutamente io penso che i frequentatori dei corsi popolari ci sia una altissima possibilità di contagio nelle famiglie, nei fratelli, sorelle, nipotini, e quindi penso che sia un'attività che a noi fa comodo, ma non soltanto a noi fa comodo al paese e alla civiltà, diciamo, no? Volevo tentare di mettere in imbarazzo il maestro Canino per un secondo, chiedendogli se la sentirebbe di venire da noi a tenere una lezione concerto veberniana. Certamente, con gran piacere. Le dirò che un po' diffido dalle lezioni di concerto, cioè perché va a finire che così con il proprio supposto carisma, certo, si dicono delle cose e che vengono credute. È pericolosissimo, cioè soprattutto, cioè, secondo me bisogna dire come è fatta una cosa, quando è stata fatta, dire cose molto semplici, ma non dire questo è il pezzo più straordinario, questo è il pezzo nuovo, questo no. Bisogna che il giudizio, la forza della musica è la sua immediatezza e naturalmente con una specie di frequentazione, no, della musica. Se uno sente un pezzo solo, no, ma se uno ne sente parecchi, allora può fare le sue scelte e deve fare le sue scelte. Ecco, questo qui ho divagato un po' troppo, ma comunque mantengo il mio impegno, la mia disponibilità se serve a qualche cosa.